Ciao a tutte, sono il vostro serial quilter personale. Innanzitutto voglio augurarvi buon 2015 da parte mia, di Lele e dagli altri componenti di Refare Quiltare, ossia da Salem e da Tabata. Vorrei iniziare quest'anno proponendovi un progetto veramente semplice da realizzare, un progetto in stile modern, quindi dove prevarrà l'uso di colori solidi, quindi di tessuti solidi e dei tessuti a base bianca e grigia con dei disegni molto moderni. Il progetto di cui vi parlo è quello che vedete alle mie spalle. Come potete vedere, è composto da una striscia realizzata con dei tessuti solidi utilizzando quattro variazioni di viola e la base è realizzata con dei tessuti, come vi dicevo prima, sui toni del grigio e del bianco in sei varianti. La misura del blocco è di 30 cm finita, quindi una misura che si presta bene sia per delle realizzazioni piccole che per dei progetti molto grandi. Tutti i tessuti che utilizzerò durante i video, quindi durante questo video corso gratuito, li potete trovare sul nostro sito www.direfarequiltare.it, così come tutte le attrezzature che andrò ad utilizzare. Vediamo insieme come realizzare l'unico elemento cucito del nostro quilt, in realtà, che è il quadrato composto dai tessuti colorati. L'elemento caratteristico del nostro quilt saranno questi quadrati realizzati con dei tessuti colorati anziché con dei tessuti chiari. Per realizzare questi quadrati utilizzeremo un metodo molto semplice in quanto andremo a lavorare a strisce e andremo poi ad unire dei triangoli realizzando i nostri quadrati finali. Per realizzare questi quadrati avremo bisogno di 8 gruppi di 5 strisce di 5 colori diversi. Del tessuto chiaro taglieremo delle strisce larghe 6,5 cm. Del nostro tessuto 2 avremo bisogno di strisce da 3,5 cm, 8,5 cm per il tessuto 3, 4,5 per il tessuto 4 e 5,5 per il nostro quinto ed ultimo tessuto. Una volta che abbiamo tagliato le nostre strisce, dobbiamo andare a cucirle insieme. Ricordiamoci che questo gruppo di strisce lo dovremo tagliare con un'angolazione di 45 gradi successivamente, quindi è importante andare a posizionare la nostra squadra sull'angolo dei 45 gradi in modo da vedere l'inclinazione del taglio che andremo ad effettuare in un secondo momento. Perché facciamo questa operazione? Questa operazione ci permette di andare a posizionare la seconda striscia di tessuto in maniera tale da creare meno scarto possibile all'inizio, quindi in modo da poter tagliare nell'unica striscia che andremo a realizzare più triangoli possibili. Posizioniamo quindi il nostro secondo colore dritto contro dritto sulla prima striscia e andiamo a realizzare una cucitura. Cucita la prima striscia, proseguiamo con la nostra sequenza. Quindi prendiamo la nostra terza striscia, andiamo a sovrapporla dritto contro dritto, sempre verificando che con il taglio avremo il meno scarto possibile. E andiamo a sovrapporre e a cucire anche la seconda striscia. Proseguiamo così per le ultime due strisce. Per quanto riguarda i margini di cucitura, andremo a stirarli tutti nella stessa direzione, in modo da avere dei punti di riferimento costanti quando andremo ad unire i nostri triangoli. Cuciamo insieme le strisce e poi vi mostrerò come realizzare il taglio a 45 gradi. Una volta cucito insieme tutto il set delle nostre strisce, vediamo come realizzare i triangoli a 45 gradi che poi andremo ad unire per realizzare i quadrati colorati. Prendiamo la nostra squadra e andiamo ad allineare su uno dei due lati, quindi o quello superiore o quello inferiore, la linea corrispondente al 45 gradi. Una volta allineato, la spostiamo verso l'esterno in modo da avere meno scarto possibile all'inizio della nostra striscia. Prendiamo la nostra rotella e andiamo ad effettuare il primo taglio.
come potete vedere, abbiamo rifilato la nostra striscia togliendo l'eccedenza, che è veramente minima. Fatto questo, non dobbiamo far altro che ruotare la nostra squadra, allinearla sempre sulla linea dei 45 gradi e andiamo a spostarla fino ad arrivare al vertice del nostro triangolo, quindi alla punta del nostro triangolo. Una volta posizionata, prendiamo la rotella e andiamo a tagliare. Abbiamo realizzato così il nostro mezzo quadrato. Fatto questo, proseguiamo tagliando le altre forme. Quindi allineiamo ancora la squadra sui 45 gradi, la posizioniamo sul nostro vertice e andiamo a tagliare il secondo. Proseguiamo così fino a tagliare tutti i triangoli che possiamo ricavare dalla nostra prima striscia. Vi faccio vedere l'ultimo e poi proseguiamo con l'assemblaggio. Quindi allineiamo, puntiamo il vertice con la nostra squadra e andiamo a tagliare. Una volta che abbiamo tagliato tutti i triangoli dalle nostre strisce, andiamo ad unirli. Per realizzare uno dei quadrati colorati che ci serviranno per il nostro top, dobbiamo prendere due triangoli speculari, ossia con la gradazione di colori uno all'opposto dell'altro. Prendiamo i nostri due triangoli, andiamo a sovrapporli dritto contro dritto. Verifichiamo di far combaciare bene quelli che sono i nostri angoli e andiamo a spillarli. È importante che i due triangoli siano speculari nel nostro caso, perché altrimenti avremmo la gradazione di colori che si ripete sull'altro triangolo, quindi perderemmo l'effetto del nostro quilt. Una volta puntati i nostri triangoli, possiamo andare a cucirli. Una volta realizzato il nostro primo quadrato, ripetiamo l'operazione altri 11 volte per realizzare in totale 12 elementi colorati. Siamo quasi giunti alla fine del nostro top. Per poterlo completare avremo bisogno di 6 fantasie diverse ma della stessa tonalità, quindi dello stesso colore, e avremo bisogno di 35 cm per ognuna di queste 6 fantasie. Da ognuna di queste strisce andremo a tagliare 3 quadrati da 31,5 cm. Tagliati tutti i quadrati, andiamo a disporre il nostro top seguendo lo schema e andiamo ad assemblarlo. Quindi andremo ad unire prima le nostre strisce. Una volta unite le strisce, andremo a cucirle una sopra l'altra. Vedete come con pochissimi passaggi abbiamo iniziato l'anno realizzando un bellissimo top in stile modern.